Non si vede meglio. Dai, dai, dai! No! Cioè io non voglio fare. E qua si vede. Qua si accazzo però. Dov'è la palla? Ah, è là. Dentro. No, no, sei senza mettere lì. Vai via! Fuori gioco! Bravo Porti! Era fuori gioco comunque. Ma vedi, se non te lo fischi. Bravo, bravo Fiore! Bravo H. Anche lui oggi. Giusta, giusta. Dai, minchia, ma uno qua in mezzo, Dio fa. Va bene, va bene, Fiore. Va bene, Peter. Dai, Peter, bravo. Non lo so, ma detto che ho trovato. Ma che stiamo iniziando bene. Sì, sì. È una bella squadretta. Il 6 gli tiene la difesa da solo. Non è da giallo! No, dai, mica! Le braccia! Dire! Le braccia! Meno male. Ma quanto è bravo sto portiere, bravo bravo. Poi sì, quando iniziano a parare dopo si autostimano, bravo. Anche il rigore io lo stavo prendendo. Dai Peppe. Ma Marco è uscito? Sì. Giallo. Dai che buona, dai che buona, dai che buona, dai che buona! Va bene, dai, va bene Enzo! Bravo Enzo! Partigiano. Io fa? Vai Peppe, vai Peppe.
Urcolino. Bravo! Bello! Subito! Cerca rigore, ma ce l'hai lì, ma, giusto, ma dagliela, vai lì davanti, giochiamo. Minchia, dategli il tempo di fischiare, poverino. Anch'io non l'avrei dato, però, eh. Era attaccata al corpo, dai. E poi l'ho portato a casa. Mi detto, ma scusa, da qui con la borsa fino al corso incinnato, sono le 9:30 di sera. Bravo, vai! No, ma così, lo so. Anche okay. Tutte le volte no, portami davanti alla società. Sei brutto! Togliti che rovini l'inquadratura. Ma cosa c'è? Il campo volo qua? Sì, dietro lo... Ah, sì, il corso no. Dall'Orione si vede, dall'Olimpico ti gusti tutte quante il... I voli? Sì, sai quando li trainano, che li portano su? Il campo volo, che trainano gli alianti, li trainano verso l'Olimpico, poi fanno il cerchio sopra l'Olimpico e poi li lasciano andare. Vai via, vai via! E ma anche gli altri li vedo combattere. Sono tosti. Secondo me si può fare, però. Bravo, Giuse. Secondo che non dà. La parata però, eh. Ma capiterà. Bello cazzo! Arriva, eh. Va bene. Tieni qua, fermi qua, Va bene, giusto, dai. Tu la mata? No. Non mi sembra tanto... No. Secondo me è leggermente... Cordiale. Giuse! Ah, è uscito? Chi è entrato? Non so chi è entrato al suo posto. Ah, quello che si scaldava qua. Schiaccio allegato. Oh, è Nico Fosso. Ma era anche coperto. Si è trovato... Era sul palo. Dunque è duro giocare su sti campi, eh. Noi che siamo abituati al sintetico, porca troia,
Ma infatti loro vedi che sono più abituati. Ieri un altro campo di patate. Venaus, siete andati, bello. Ah, bellissimo. Venaus. Ci andavo a mangiare quando ero militare. Dio. Il tuffo del pesce. E non ti incazza, non ti incazza. Hai capito? Gli errori servono qua. Eh? Gli errori servono. Sì. Ma tanto guarda questo. Sono belli cazzuti, cazzuti. Come li farai con la testa? No, è quel. Quella malizia appunto che. Quando uno di noi è in difficoltà, non bisogna cazzare, bisogna aiutarlo. Perdono tutte le braccia. Perdono tutte le braccia. Ma l'erba. Che è quello che c'è rimasto. Sta manco piovendo. Fate cambiare, Pe. Ti chiamo. Oh. Ci siamo già addormentati. Cosa c'è, Marco? Dammi quattro bottiglie, ti faccio vedere io quali sono i miei. Mari! Senti qua, Marco, il tuo problema qual è sempre stato? Che parlo, ma perché io sono arrivato là e continuavo a dirmi devi stare. Marco, Marco. No, ci sei qua a dirtelo da quando. Se mio padre mi dice stai zitto, io gli dico che cosa vuoi, Marco. No, tu non glielo dici che cosa vuoi, che ti arrivano due sberle. E comunque sbagli, non è che perché glielo dici. Come cambia da così a così? Guarda, il tuo da Monster era un periodo che stavo sempre zitto. Però se tu pensi che sia sbagliato fatto lì, che uno parla davanti a 30 persone. Lei prese le chiavi perché c'erano le chiavi. Io devo parlare con te, ti aspetto. In uno e nell'altro? Parliamo negli spogliatoi. Infatti, sono andato nello spogliatoio e continuava a dirmi stai zitto. E cosa gli devo dire quello che mi continua a dire stai zitto? Bravo, vai! Allora, chiaritevi voi, chiaritevi però, nello spogliatoio da soli, fare una partita così. Ma non davanti agli altri in campo. Guarda gli altri. Marco, guarda l'altra squadra come sta giocando, ma non per se sta giocando meglio o peggio. Non...
portiere. Il 4, il 6 qui fanno tanta roba. Bella! Bella! Bella, così. Bravo Porti! La tiri fuori da niente. Tira adesso. No! Bravi raga, bravi! Enzo! Risolvila subito! Arbitro, cambio! Ma guarda quanto cazzo è veloce Eva, no? Eccolo. Mamma mia. Mamma mia. I tre erano liberi e... Devi chiedere al russo, che lui sa tutto. Io stavo pensando chi era russo. Bravo Ale! Quanto mancherà? 10 minuti? Sono 43, sei iniziata alle 3. Bravo! Arriva! Non cresta mai! Ce l'hai, Nico! Va bene! Ce l'hai! Ascoltami! Ascolta! Ho fatto correre fin qua, cazzo! Dai, era dietro! Fatti la... Uomo! Vai via Nico, chiudi! Adesso! Cazzo, ti aspetto! Ti mancava! Non che devo rimanere agganciato qui a questo cazzo. Ti venga a trovare, ti porto le arance. Quando è che mi viene a trovare? Ma non è che sto comprando. Ah vabbè, a trovare, mica devi venire a comprare. Forse sai cosa devo venire a prendere? Dei raccordi vapore. Quelli con l'ogiva. Vai! Vai! Ne ha messi pochi in barriera. Ha fatto bene però. Parti Evan, dove Evan? Eccolo, è lui.
porta no perché è largo, però è in porta. Pure porta borracce, ma devo fare. Porco Dio. Oh, se non lo fai entrare la prossima volta mi incazzo, eh. Giusto? Vogliamo entrare! È cattivo, è cattivo! Sì, Simo! Aspetta a farlo, eh! Raga, però siamo io, eh! Ancora uno, ancora uno! Riempi le borracce! No, io vado di là, ma poi mi fermo. Già guarda come sono. Paolino, non riparto! Attaccatevi, non staccate, non vi staccate! Va bene! Va bene! Mettiamoci bene! Sei già tornato? A 30 anni devo portare le borracce, 30 anni. I 20 anni di Ofa si pisciano in culo, se ne vanno, io a 30 anni devo portare le borracce. Ma siamo in Fiori, vieni di Davide lì. Sull'area oltre. Bella, va bene, va bene, bravo. Madonna come è rimbalzato. Piano. Ciao, ciao. Non c'è altro da fare. Quello, punto. Non... Ti vedo, devo ti vedo. Devo vedere poi la gente che gli fa che lo so. Se ne va. Perché non... Guarda, egoisticamente l'allenamento fanno una cosa tua personale. Esatto, esatto, fa, esatto. Calcio. Io ho sempre fatto il puttaniere, puttaniere, puttaniere. Il mio maestro. No! Bella, bella! Nico! Bella, Nico! Aveva ragione lui. Ma sì, ma ti dico di sì. Mi posso permettere ancora adesso di fare cose che... Vabbè, ma non esagerare. Guarda. Stoppare no, comunque io l'avrei provato il tiro, anch'io. Io l'avrei stoppato e avrei aspettato. Lì poteva stoppare, farsi una sega e tirare. La... No. No, devi fare il largo. Tutto questa qua mi sta aperta. Sì, questa qui è aperta. Oh, lasciami due nose. Ti do ragione. Però capisci che a 30 anni. Quando d'allenamento lo faccio per sì, me. Sì, hai ragione, però non tirarmi le borracce. Vabbè, oh, mica. Vabbè, ma quello non mica. L'avrei fatto io se non riprendevo. Non è quello. Ma non era quella, a me è proprio. Io meno male che non ho giocato perché sto arbitro gli cagava in testa. Eppure lo sai che secondo me è stato uno dei migliori che abbiamo avuto. Guarda che forse è stato migliore. Ti dico è uno dei migliori che abbiamo avuto. Uno dei migliori. E questo qui. Non è che ha sgarrato più di tanto. Non mi ricordo se con la Juniores e non ha fatto un bel arbitraggio. Perché vedi anche questi vanno aggiornati. Ah, ma qualche strafalcione l'ha combinato. Sì, però rispetto a tanti altri. Oro, Abbiamo avuto alcuni veramente. Oro. Tu l'hai mai avuta l'arbitro donna? Quella ti ricordi a Valdruento dov'era? Che fischiava in continuazione di cioè roba da spararsi, Ieri mi ha detto che c'era l'arbitro donna che aveva arbitrato Giuseppe, una ragazzina. Andrea piantati! Dietro, eh! 4 non usare mani, eh! Schizzo! Schizzo! Appoggia! Appoggia! Ma no! No! Va
va bene, va bene, certo, a tutti, va bene.